Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Carlita. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti in questo terzo vlog settimanale. Sono troppo contenta perché questi vlog vi stanno piacendo tantissimo. E quindi proprio questa settimana ne ho fatti tre, proprio come la settimana scorsa. Quindi questo è il terzo vlog, oggi è sabato e domani è Pasqua e domenica è viva. Quindi approfitto per farvi gli auguri di Pasqua. Sono felicissima, adoro la Pasqua perché si mangiano tante cose buone. Come il casatiello, l'uovo di cioccolata, mi faccio mancare nulla nulla. E adesso iniziamo subito. Sono super carica con una mega meravigliosa colazione che ci Abbiamo tante tante cose da fare. Oggi mangio queste qua, guardate com'è bella sta composizione, ho detto no, gliela devo troppo far vedere alle ragazze. Ho fatto tipo un fiore con le gallette di cioccolata, io adoro queste gallette, ci cioè sono quelle là che vi ho fatto vedere nel video appunto che ho caricato in settimana sul mio secondo canale, che abbiamo comprato all'Eurospin, vi abbiamo fatto vedere io e mia sorella tutti i nostri acquisti all'Eurospin, sono buonissime. Oh, super croccanti, guarda, adoro, una cioccolata buona. Ovviamente gli yogurt che mancano è un'arancia bio. Nel nostro orticello, mio mio mio. Le gallette io me ne mangio tipo 4, due ne mangio così e due le inzuppo nello yogurt. Mi piace troppo. Sto preparando le patate come vi ho fatto vedere nella mia ultima videoricetta, appunto che ho pubblicato questa settimana proprio sul mio secondo canale, il video delle patate, queste qua stick, con tutte le verdurine, che è un video troppo bello. Sto facendo queste qua perché praticamente mia sorella stasera viene a mangiare qua e proprio sotto sua richiesta, di solito così succede, cioè praticamente io faccio un video e lei vede il video e le viene voglia e mi dice: Mi prepari quelle là che hai fatto nel video, quindi stasera mi tocca fargli queste patate che poi sono buonissime. Infatti, in tante le avete fatte, sono piaciute tanto anche ai bimbi. Poi è una ricetta così facile e veloce, quindi io devo dire la verità, le faccio spesso. Quindi, anche se lei non sarebbe venuta, probabilmente l'avrei fatta perché sono veramente buone buone, le adoro. sono un modo per mangiare le patate in modo sano, no? Perché ovviamente tutti quanti, se andiamo tipo a una paninoteca, se usciamo con gli amici, ci scappa la patatina fritta, ok, ce la prendiamo perché comunque si campa una volta sola e va bene, però se stiamo a casa, ovviamente quotidianamente, meglio mangiare un po' più sano. E poi quando ci sono alternative così che sono anche buone, sono sane però sono buone, non sono tristi, sono veramente sfiziose e saporite, allora mi piace condividerle con voi. La camera da letto che finalmente è finita, ho anche le tende. Abemus tende, evviva! Grazie mamma, quindi penso settimana prossima vi farò sicuramente il video room tour. Yeah, me l'avete chiesto in tantissime, sono felicissima finalmente di potervelo fare perché ho fatto una super stanza shabby chic carinissima. Non vedo l'ora di farvi scoprire tutte le cosine fatte a mano, mi ha fatto mia mamma, quindi non vedo l'ora. Sto preparando la merenda, eccoli qua i miei pancake adorati. Adesso però li vado a farcire buoni buoni e pieni di roba, li vado a insozzinare perché mi devo fare ciotta ciotta. Primo. Buono, devo mangiare. C'è tutto voi. Sempre sofficiosi, guardate com'è sofficioso. Buono, bello. Comunque, ragazzi, vi volevo troppo far vedere una cosa. Praticamente, che cosa è successo? Tipo un'invasione nella mia casa. In pratica, ho trovato un biglietto, tipo c'è posta per te. C'è posta per me, veramente. Comunque, un bigliettino, di una persona, insomma, che potete immaginare chi sia. Che comunque è venuto qua a casa quando io non c'ero, mi ha lasciato un messaggio. Questo quaderno dove ci ho scritte tutte alcune delle mie ricette, alcune dei miei pranzi, tutte le mie cose che devo fare, a volte anche la lista della spesa, ho trovato scritto questa frase che è molto molto bella, ovviamente, e quindi è una cosa che mi fa riflettere. E niente, è una cosa che mi rende felice e allo stesso tempo comunque molto confusa. Quindi adesso mi butterò e basta.
ragazzi, sono morta, adesso mi faccio un caffè e mi metto subito, ragazzi, a montare il video per domani. Devo e c'ho tante cose da fare oggi, mi devo muovere. Qua mi fa male perché praticamente ho dato una capocciata in un mobile in cucina. Madonna, ragazzi, mi sono uccisa, sono 2 giorni che mi fa malissimo. Non so voi, ma io tipo quando urto a qualche parte, anche se non si fanno grossi cenni, però mi rimane il dolore. Madonna mia, mi sento proprio sta botta, va bene, mi alzo e vivo il mio addominale che mi permette di alzarmi così, sono molto atletica. E subito via, si parte, yeah! Ho trovato questa qua che sembra buona, perché ho controllato gli ingredienti. Non olio di palma e anche senza canduti, vero Nancy? Compriamola. Ragazzi, non lo sapevi. Hai visto? L'abbiamo trovato. Una. Qua ce ne sono tante, però sono tutte quante con olio di palma oppure con i canduti. Invece questa qua non sa che ha messo a posto. Io l'avrei preferita senza ovetta. Senza niente proprio. Ah, questa sì. È bio. Vediamo tutto vegan, ok. Vediamo com'è. Mi faremo capire. Ci sono tutte le cose di Pasqua. Che belle queste gabbiette dei cucciolini. Bello. La spesa e ci sono anche Molly Cookie, è vero bimbi? Sì, ho portato i cagnolini. C'è anche Nancy, adesso sistemiamo tutta la spesa, ciao Nancy. Amore, adesso mi vuoi bene qualcosa, mi vuoi bene? Eccole qua le nostre patatonze, buonissime. Nancy, ti ho fatto le patatonze. Adesso dobbiamo girare un video speciale, io e la Nenzina. Uno speciale per il nostro secondo canale, vero? Vi faremo vedere, che bella sorpresa. Oltre alle patate, qua c'è Molly, ho fatto anche questo pollo special che vedrete la ricetta sul secondo canale a breve. Poi guarda quante belle salsine, wow. Nancy, sei contenta? Adesso è l'ora di mangiare, ciao! Sì, non vi posso svelare il video che dobbiamo fare, una sorpresa per il nostro secondo canale, uno speciale per 100.000 iscritti. Veniteci a vedere sul secondo canale, lo pubblichiamo mercoledì, è vero? Sì. Ok, ciao ciao! E mangiamo pure, approfitto. Ma sono belle queste challenge, che ti mangiamo? Mi mangia tutte le mani. Ma quanto sono professional con queste cuffie di Google, vedete? Che sono andata sia me che mia sorella al, quando siamo andati al youtuber, com'è che si chiamava youtuber? Youtuber Creator Day che c'è stato a Napoli, che facciamo pure il vlog e mia sorella, si chiamava Richiamate da YouTube, ci divertimmo tantissimo però quel giorno, che bei ricordi. Comunque ste cuffie me le metto così mi sento tutto bene bene, il volume nelle orecchie e riesco a essere più precisa perché sto montando il video per domani. Ho già fatto il blog, che come sapete io mi dedico molto anche al blog, non solo al canale YouTube. E sul mio blog carico tante ricette, rimedi naturali, infatti ho pubblicato un nuovo impacco per capelli, quindi questa ricettina. Finito il blog, adesso mi dedico a YouTube, quindi mi raccomando seguitemi sempre anche sul blog se vi piacciono le mie ricettine, rimedi e argomenti di cosmetici naturali e rimedi di bellezza. Domani è domenica ed è Pasqua e io adesso caricherò il video, quello delle sorelle Monelle, anche se Pasqua noi faremo comunque compagnia con il video alle 14 e sarà un video davvero davvero carino, quindi vi aspettiamo domani
e io vi faccio tanta buona Pasqua, tanti auguri a voi famiglia di una felice e serena Pasqua. Vi ringrazio per aver guardato questo video, grazie per la compagnia. Oggi è stata veramente una giornata super speciale e bellissima. E insomma, perché avete visto quello che è successo, io non vi dico nulla, ma vi aspetto domani con un nuovo video e nei prossimi giorni. Se volete altri vlog, mettete tanti tanti pollici in su, così vi accontenterò con piacere. Ciao!